Amici di Corsa di Moto TV, a grande richiesta torna il quiz che ha animato il paddock del CIV nel 2023. Torna infatti Who's Who, una sfida basata sul riconoscimento di piloti, ovviamente di anni diciamo non proprio recentissimi. In gara quest'anno piloti come Del Bianco, Luca Vitali, Andrea Mantovani, Davide Stirpe, Michele Pirro, contro i giornalisti Andrea Pericioli, Corsa di Moto, e Alessandro Di Moro di Motosprint. Che la sfida abbia inizio. Il primo partecipante del Who's Who 2024, Luca Vitali, grande rimonta l'anno scorso, quest'anno si lotta per il titolo. Quest'anno partiamo con convinzione, con qualche convinzione in più, visto la grande rimonta alla fine dell'anno scorso. E vediamo, il Montepremi qual è? Montepremi, pensavo denaro quest'anno, sai? Va bene, allora mi impegno. Montepremi, voglio dire, sobrio, denaro sobrio, però... È l'evento clou del CIVE, cioè mi aspetto Montepremi... Del Dunlop CIVE. Del Dunlop C, mi aspetto un Montepremi alla pari della vittoria della gara della Superbike. Vitali, abbiamo ancora iniziato, già comincia a mettermi in difficoltà. Va bene, allora 9-6-4-3-2-1 i punti, come in Formula 1 il vecchio punteggio, si va dalla più facile, più difficile, quindi la prima vale un punto e l'ultima vale 9. Nome e cognome, sei pronto? Vai. Vado. Sigla. Dai, che anche griffata Dunlop C. Ah, è bellissima, eh? Eccolo qui. Che miseria. Dove siamo? Misano, round 1. Quindi, ecco. Occhio che si va. E Max Biaggi, vabbè. Max Biaggi, grandissimo, il primo punto di Vitali, vai! Melandri, Marco. Allora siamo 2-2, 3 punti per Luca. Dai, no, Luca, no, Randy Mamola. Nicky Hayden, ma Mamola che moto... Nicky Hayden l'ha preso, 4 punti, andiamo con la penultima. E Bulega? No! E Canè? No! Aaron Canè, e guardate qua, Di Gian Antonio? Era Matteo Ferrari. Ehi, ciao. Questo è il 12, madonna, ma mi hai preso in un momento sbagliato. Questo è Bitti? Chandler? No. E... Francese? Sarron? No, Jean-Michel Bail. Ma attenzione, perché Vitali mi inizia sempre un po' così, poi carbura. Non vai a farmi venire intervista dopo che ho sbattuto la testa? È reduce da un high side tremendo, orrendo, è già molto che sia qui. Esatto. Adesso... Però non è, forse sbattendo la testa invece ti ha permesso di fare anche quei punticini. Datemi un paio di punti di disabilità, almeno recuperiamo qualcosina di quello che mi è mancato. Va bene, con Luca Vitali e il suo Usu ci vediamo a... E dove andiamo la prossima? Vallelunga. Vallelunga, ci vediamo a Vallelunga. Che dai! Vai. No, ma lui è un bastardo! Partito da solo. Per il secondo anno consecutivo non poteva mancare al USU Ale Del Bianco. Ciao Ale. Ciao ragazzi, sento già la pressione. Allora, per andare incontro alle esigenze di DB, quest'anno le abbiamo fatte un po' più contemporanee, ma non solo per lui in realtà. Per tutti. Tra l'altro me la sono giocata fino all'ultima curva l'anno scorso. Te la sei giocata anche tu come, un po' come Vitali, con il rimontone nell'ultimo round di Imola. Allora, sei pronto? Ci siamo. Vai, schiscia play, inizia il USU. C'è la sigla, chiaramente. Vediamo la sigla, bella, sigla nuova. Sì, l'abbiamo griffata ovviamente con Dunlop C, eccolo lì. Wow. Dove siamo? Round 1 di Misano, eccolo qua, e siamo pronti. Prima foto. Max Biaggi, vabbè, facilissimo. Max Biaggi, un punto per Del Bianco, molto bene. Margine, facciamo una... Anche la... Melandri, questo qui, altro molto semplice. Non ti chiedo il nome, dai. Marco Melandri. Bene, bene. 2-2. Randy Mamola. Nicky Hayden, bellissimo, facilissimo. Nicky Hayden, molto bene, si va sulle due più difficili, quelle da 6, da 9 punti. Ma era facile, ok. E Matteo Ferrari. Grande DB, butta dentro 6 punti, là dove Vitali ha fallito. Ti ho anche dato più secondi, sono l'ultima. Cerco aiuti, ma... Marca Roberts? Ah, finito. Era Jean-Michel Bail con la 500. Cioè, dimmi chi l'ha presa. No, per ora nessuno. Okay, basta. Però, DB mi esce da questo primo round, un po' di punti ne hai fatti. Infatti, eh. ho cannato una, però mi rifarò. Ha fatto Ferrari, Hayden, Biaggi e Melandri. Bene, 4 su 6, bene, bene. Sono soddisfatto del primo round. Dove ci vediamo il prossimo, ah? Vallelunga. Vedi com'è sul pezzo di B, bravo, ciao. C'era chi non lo sapeva. Vitali, reduce dall'inside ha fatto. Non lo so. Gello forse, è uno di... Ciao ragazzi. Allora, ho cambiato il sistema. Ok.
devi dire solo nome e cognome, si va dalla più facile alla più difficile. Okay. Sono 6 foto, punteggio della vecchia Formula 1, 9, 6, 4, 3, 2, 1, 20, l'1 è la più facile, quando si arriva al 9 è la più difficile, ok? Vai, vai. E allora l'USU Civ Edition 2024 quest'anno contro Vitali, contro Mantovani, contro Stirpe e Del Bianco c'è anche Michele Pirro. Ciao Michele. Ciao, ciao ragazzi. Allora andiamo a assaggiare la cultura di Michele Pirro con il USU. Sono 6 foto di difficoltà crescente, hai 5 secondi per riconoscere il pilota, mi basta che dici nome e cognome, poi schiacciare play. Adesso c'è la sigla perché questo è un quiz serio e andiamo a vedere come si piazzerà Michele in questa prima prova stagionale qui a Misano. Siamo quasi pronti, round 1 di 6, eccoci qua. Biagi. Max Biagi, prima risposta 1 su 1 per Michele Pirro, un secondo, seconda foto. Melandri. Marco Melandri, molto bene, adesso vanno in difficoltà crescente. Lui è Kocinski? No, Kajiva 500? Era Randy Mamola. Aiden. Aiden, 3 su 4 per Michele. Adesso arriva, andiamo al più difficile, ma Michele potrebbe farcelo. Lui è Michele, non mi sbaglio, Ferrari. Grande Matteo Ferrari in Moto2, è uno dei pochi che l'ha presa. E lui è Yamaha 500 Tim Roberts. Lui dovrebbe essere Abe? Jean-Michel Bail. Non sei, non è andato male Michele, non è andato male in questo primo round del USU. Ti sei allineato, devi sapere che il più forte l'anno scorso, anche quest'anno, è stato Alessandro Di Moro di Motosprint. Però noi vogliamo vedere se i giornalisti, capito, subiscono l'onta di perdere dai piloti. Quindi dove ci vediamo con la prossima tappa dell'USU a? Vallelunga. Grande Michele, ciao. Ciao ragazzi. Una new entry nella USU del 2024, c'è con noi Andrea Mantovani, ciao Andrea. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Allora, abbiamo reclutato qualche pilota nuovo, quelli che mi ispirano, no, più saggezza. Il Manto ha detto, io un po' di piloti li riconosco, adesso Manto vediamo se li riconosci. Ci proviamo, dai. Avrai come avversari Del Bianco, Vitali, Michele Pirro, Davide Stirpe per tutta la stagione, quindi un bel parterre. È una bella sfida, dai. E allora schiscia play e partiamo con il quiz. Adesso c'è la sigla, perché vedete c'è un po' di siglina, no? Ah, ok, ok, bene, ce la gustiamo. Ci questi alla sigla, Civ Edition 2024, siamo a Misano, arriva la prima foto, occhio che va, Max Biagi. Max Biagi, 1 su 1 per Andrea Mantovani, arriva la seconda. Max Biagi. No. Era Marco Melandri su Aprilia, vai. Randy Mamola su Kajiva. Nicky Hayden. Nicky Hayden, va bene, prende i 4 punti dalla terza posizione, seconda. Questo lo devi conoscere. Ardigas. No, wild card. Matteo Ferrari, la devo solo scadere l'ultima, la più difficile. Yamaha 500 Tim Roberts. Capirossi. No, francese. Jean-Michel Bail, però Manto, te la sei cavata come prima volta, te la sei cavata, dai. Dai, devo andare un po' a scuola, però dai. Vabbè. Per Vallelunga, che sarà il secondo round, mi devi studiare un po' quei piloti lì, anni 2000-2010, hai capito? Facciamo i compiti per casa, dai. Manto studierà a casa, ci vediamo a? Vallelunga, ciao. Grazie. Ciao, ciao. E allora new entry del USU Civ Edition 2024, Davide Stirpe, ciao. Buonasera, ho l'ansia più della qualifica. Siamo addirittura in uno studio, qui siamo nel bilico del Garage Cultura Racing Team. Ovviamente Davide ha prodotto questo team e quindi un pilota 600 che sfiderà i piloti Superbike. Davide, puoi dare play e iniziamo questa sfida. Però se contro i Superbike un po' di vantaggio devo avercelo, sennò... No, perché io so che Stirpe ci regalerà delle soddisfazioni. Andiamo, spingi play che parte la sigla. Ecco, parte la sigla. Vedi, che è una cosa professionale. Eccolo, vai. Dallo Civ Edition, siamo a Misano, round 1, prima foto, vai. Max Biagi. Max Biagi, un concittadino tratto di Stirpe, va bene, 1 su 1, seconda. Marco Melandri. Marco, ma guarda con sufficienza. Il primo casco, quando inizia a correre quello lì. Mamola. Nome. Randy. E Stirpe è il primo che prende Randy Mamola su Kajiva. Bravo Davide. Questa era facile. Nicky Hayden. Nicky Hayden, 4 su 4. Attenzione, penultima. Matteo Ferrari. Davide Stirpe, Matteo Ferrari, 5 su 5. La più difficile, nessuno l'ha indovinata. Abe. No. Però hai azzeccato il team. Yamaha Team Roberts. Chi era quegli anni là?
Jean-Michel Bail. Vabbè, ah, dai, questa era impossibile, no, non me la ricordavo. Però adesso non ho ancora fatto i conti, ma secondo me Stirpe è in testa, per ora, perché ha fatto un 5 su 6, eh. Ho fatto solo un lungo, all'ultima. E pensavo Jean-Michel Bail fosse più facile, non l'ha azzeccata nessuno. Sai, forse non l'ho mai visto con quella colorazione lì io, eh. Boh. Bravo Davide, so che ci darei delle soddisfazioni quest'anno. Ci vediamo a? Misano. Ci vediamo a? Ci vediamo. Con Luz U ci vediamo a? Uswu? Ah? Mugello? Vallelunga, Vallelunga. I piloti lo vedete che non hanno il calendario chiarissimo in testa, ma loro devono pensare ad dare il gas. Ci vediamo là, ciao. Vai. Ciao ragazzi, grazie. Sempre, ciao. Sempre tutti. Ti spiego, allora, tu vedrai 6 foto, dalla più facile alla più difficile. Devi dirmi nome e cognome del pilota. A ogni foto ovviamente corrispondono dei punti, la più facile vale 1 punto, la più difficile vale 9. 1, 2, 3, 4, 6, 9 è il punteggio. Tu vedi le foto e dici questo e quello, ok? Solo nome? Nome e cognome. Sì, nel senso però non hanno... Robe. No, nome e cognome. Ero quasi in doccia, allora, ho visto le foto. Ho visto le... Tieni questo. Allora, quando ti dico vai, poi tu vai. C'è un tempo. C'è un tempo, vedrai. Ah, proprio attaccato tutto... Dopo aver visto l'opera con il Luz U Civ Edition 2024, i piloti, è il turno dei giornalisti, e quindi... Andrea Pericioli, Corse di Moto, ciao. Ciao a tutti e bentornati al CIV. Molto bene. Allora, sono cambiate un po' le regole, Andrea, quest'anno. Sono 6 foto. Il punteggio attribuito è quello della vecchia Formula 1, quindi 9, 6, 4, 3, 2, 1. Ovviamente parti anche la più facile da 1 punto, fino ad arrivare a quella da 9 punti. C'è un tempo prestabilito che vedrai scorrere. Basta un nome e cognome, puoi schisciare play e dare il via alla tua nuova avventura. Va bene, allora buon divertimento. Buon divertimento. Questa è la sigla che chiaramente, no? Edition. Bravissimo. Qui c'è, dove siamo? Hanno 30 punti. Pronto? Max Biaggi. È 1 su 1 per Andrea Pericioli, molto bene. Pronti alla seconda? Melandri. No. 2 su 2 per Pericioli. Cagiva. 500. Randy Mamola. Nicky Hayden. Quindi prende quella da 4 punti, quella del podio. C'è quella più difficile adesso, vai. Qui ti voglio, dai, tu dovresti essere pronto su questa, eh. Wild card, Moto 2. Matteo Ferrari. Ultima, la più difficile. 500, Tim Roberts. Jean-Michel Bail. No, però ti dico, non te la sei cavata male, perché comunque Mamola e Bail non l'hanno... Giustamente l'avevo rimosso. Ma Ferrari l'ha indovinato solo una persona. Ah sì? Sì. No, vabbè, però ricordiamolo, perché qui si segue solo campionati di un certo tipo. Ma no, ma quella era Moto 2, non era Moto E, Pericioli. No! Sì. No, ma insomma, Moto 2, Moto E, insomma... Comunque dico, con questo format di punteggio elaborato quest'anno, che è stato pensato per compattare voi antagonisti, quindi vedrai che la classifica ti darà ragione. Sì, ma io aspetto sempre gli incentivi da parte... Stanno incentivi meno che mai, perché sono a corsi di moto, no? Allora la mia presenza si limiterà a questa puntata. No, sì. No. Adesso facciamo un appello a Paolo Gozzi, che mi farà mandare una lettera firmata dove autorizza la tua presenza. Ci studieremo. Con la seconda puntata del USU, dove ci vediamo a... Vallelunga. Molto bene, ciao. Vedremo come se la caverà Pericioli, ti posso dire che... L'ultima dove cazzo l'ha trovata? Dai, Jean-Michel Bail! Ma che cazzo sono? Comunque, bene, sei con Vitali del Bianco, per esempio, lì, uguale. Ma lo sei, vado a parlare. Però Ferrari pensavo lo dovinassi, Castellani l'anno scorso, porca puttana. È il turno del campione in carica Motosprint, Alessandro Di Moro, ciao. Ciao, allora, ho il numero uno sulla carena, quindi vediamo se porta bene, eh? A lui, uno di quelli che mette il numero uno quando vince. Allora, velocemente, il nuovo USU Edition 2024, chiaramente Dunlop Civ. 6 foto di difficoltà crescente, i punti sono quelli della vecchia Formula 1, 9, 6, 4, 3, 2, 1, ovviamente la foto più facile corrisponde a 1, la foto più difficile corrisponde a 9, schiscia play, iniziamo. Io so che Di Moro farà una strage quest'anno, ragazzi, vediamo. Perché... La pressione si sente comunque,
ho dovuto abbassare un po' il livello di Moro, distruggerà tutto. Adesso vediamo, siamo a Misano, round 1, pronto, vai. Vabbè, Max Biaggi, Yamaha. Ah, vabbè, Max Biaggi, Yamaha. Pronti per la seconda, vai. Marco Melandri, Aprilia. Marco Melandri, Aprilia, 2 su 2 per Alessandro Di Moro. Terza foto. Randy Mamola, Cagiva. Randy Mamola, Cagiva, 3 su 3 per Ale Di Moro. Nicky Denonda. Nicky Denonda, 4 su 4. Adesso arrivano quelle un po' più difficili, quelle che ha messo in difficoltà un po' tutti. Allora, questo è Matteo Ferrari, Calex, Valencia. Wild card, grande, l'ultima più difficile. Non rifumiabe? No. Aia. Non do neanche l'aiutino. No, questa è Yamaha, ma attenzione. Questa mi mancava. Attenzione, è un momento storico. Di Moro mi cade su Jean-Michel Bailly con l'Honda 500 del Team Roberts. La sapevo, la sapevo. Lo so che la sapevi. È perché? Che siamo a fine weekend, quindi la tensione, sai, No. Comunque un 5 su 6 che adesso andremo a vedere la classifica, ma penso che già lo veda, non dico in fuga, ma quasi. Ale, dove ci vediamo per la prossima? A Vallelunga, dove farò 6 su 6. Ciao. Ciao.